Proviamo Ubuntu Mate 2404 LTS, la nuova versione del sistema operativo di casa Ubuntu con le personalizzazioni del team guidato da Martin Wimpress. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Da poco è stata rilasciata la versione LTS, ovvero dotata di supporto per 3 e fino a 5 anni, o addirittura fino a 10 per ciò che riguarda il supporto esteso di Ubuntu, dell'edizione con il desktop Mate. Il team del desktop Mate è guidato da Martin Wimpress, che comunque è un fedele dipendente Canonical. Non ci sono molte novità per ciò che riguarda l'edizione del desktop, che resta la versione 1.26. In ogni caso, Ubuntu Mate con l'accento sulla E è sempre stata la mia beniamina. Ho sempre gradito moltissimo il suo aspetto, la sua personalizzazione, la possibilità di modificare in un istante l'interfaccia desktop per avvicinarsi alle più comuni metafore tradizionali Windows o anche quella Mac, mantenendo comunque un aspetto sempre gradevole, malgrado una leggerezza del desktop che non affatica particolarmente le risorse del computer. Per risparmiare tempo, ho creato una macchina virtuale all'interno di VirtualBox, cui ho dedicato 8 GB di memoria RAM, 4 core e il massimo possibile di memoria video, ovvero 128 MB, abilitando l'EFI. Avviamo quindi la macchina virtuale in cui ho già inserito la ISO appena scaricata dal sito web e verificata e vediamo come si comporta. Ed ecco l'interfaccia di installazione, o meglio di avvio della sessione live. Noi premiamo il nostro invio per verificare l'attesa ed ecco il desktop Mate che si sta caricando all'interno della macchina virtuale. Ancora qualche istante ed ecco il desktop della versione Mate che si sta preparando per l'avvio di una sessione live. Selezioniamo l'italiano ed andiamo avanti. Ecco, già la prima cosa che si nota è che io ho selezionato l'italiano, però il meccanismo di installazione resta comunque in inglese. Si possono personalizzare le impostazioni di accessibilità per ciò che riguarda le difficoltà a livello di vista, di udito, di digitazione sulla tastiera, di point click sul mouse, oppure attivare delle forme di zoom. Procedo senza alcuna attivazione. Adesso l'italiano, in questa schermata a quanto pare l'italiano, anche se vedo un po', insomma, traduzioni non complete. La tastiera italiana, dopo aver selezionato la lingua, è preselezionata, quindi vado avanti, usa connessione cablata. Un aggiornamento è disponibile per l'installer, proviamo ad aggiornarlo. Viene controllato il pacchetto Ubuntu Desktop Bootstrap, abbastanza veloce. Update ready. Chiudi l'installer e rilancia per continuare. Quindi proviamo. Questa caratteristica dovrebbe far parte della nuova versione di Ubiquiti, il meccanismo e la procedura di installazione di Ubuntu, uno dei fiori all'occhiello di Ubuntu. A quanto pare il meccanismo di installazione non si riavvia da solo, però evidentemente riavviando speriamo di non dover ripetere la procedura da capo. In effetti è già selezionato l'italiano, proseguiamo, saltiamo le impostazioni di accessibilità, ok per la tastiera italiana, utilizza la connessione cablata. Come vuoi installare Ubuntu Mate? Installazione interattiva per gli utenti che desiderano una procedura guidata passo dopo passo. Installazione automatizzata per utenti avanzati che hanno un file di configurazione già pronto che consente di replicare in maniera consistente le impostazioni di setup del sistema in ambito specialmente, si potrebbe dire, di aziendale. Scegliamo l'installazione interattiva. Adesso si può decidere di installare una versione minima del desktop, evidentemente con una serie limitata di programmi, oppure l'edizione completa. Noi andiamo di edizione completa per verificare anche la dotazione di software predefinita. Vogliamo installare software proprietario raccomandato?
come molte altre distribuzioni Linux, Ubuntu Mate fornisce all'utente la scelta se installare o meno codec multimediali o driver di periferiche proprietari che non possono essere aperti, non possono essere ispezionati e come tali rappresentano un'eccezione all'apertura e trasparenza di meccanismi del software libero. Ovviamente questo è un meccanismo che è fornito in tantissime distribuzioni Linux. Noi scegliamo di installare il software di terze parti sia per schede grafiche che Wi-Fi, anche se in questo momento in una macchina virtuale non ho bisogno di né l'uno né dell'altro, e di installare e scaricare il supporto addizionale per formati multimediali. Intanto vado avanti. Come vuoi installare Ubuntu Mate? Innanzitutto vediamo se sotto altro c'è una possibilità di modificare le impostazioni del disco. Sembra, a parte, per un attimo abbiamo avuto una piccola inconsistenza grafica, probabilmente dovuta ai limiti anche di VirtualBox. Non vediamo una procedura automatizzata. Ovviamente qui siamo all'interno di di un disco virtuale allocato da circa 33 giga, per cui non è detto che in un ambiente in cui vi sia un ulteriore sistema operativo non venga riconosciuto questo automaticamente. È uno dei fiori all'occhiello del meccanismo di installazione di Ubuntu, è proprio il riconoscimento, il fatto che venga comunque eseguito il programma OS Prober, se non ricordo male, per la verifica di altre impostazioni di avvio e quindi di sistemi operativi preinstallati. In ogni caso, torniamo indietro e selezioniamo la cancellazione del disco. Sulle caratteristiche avanzate dovremmo trovare sì la possibilità di utilizzare i volumi dinamici LVM insieme alla cifratura completa dell'installazione o in forma sperimentale, questo lo avevo letto nelle notizie, la possibilità di utilizzare il file system molto molto performante ZFS che proviene, se non sbaglio, dagli ambienti FreeBSD come prima installazione. In ogni caso scegliamo nessuno, diciamo ok e andiamo avanti con la cancellazione del disco. L'indicazione dei dati personali, lasciamo pure come nome utente e nome del computer quelli selezionati. Digitiamo una password selezionata al volo. Un'altra piccola inconsistenza dovuta non so se a VirtualBox nella gestione delle schede grafiche, perché poi devo confessare che in effetti nella macchina virtuale io ho abilitato l'accelerazione hardware. Comunque, conferma la password, assolutamente richiedere la password per attivare il login. Questo impedisce, ad esempio, in alcuni casi, ovviamente ci sono ragioni di sicurezza importantissime che impongono di non lasciare un computer che si avvii senza la password. Volendosi dovrebbe pure cifrare l'installazione, però oltre al fatto che è molto utile dal punto di vista di sicurezza, attivare immediatamente la password per il login evita poi di dover digitare la password per sbloccare il locchetto di alcuni browser, perché ovviamente l'impostazione dell'accesso automatico senza password non si estende anche ad alcuni programmi che hanno bisogno di sbloccare il proprio lucchetto di credenziali per poterlo utilizzare. Quindi in effetti saltare questo passaggio significa non saltarlo, perché poi all'apertura del browser, credo anche Firefox, oltre quelli su base Chromium, è indispensabile poterla digitare. Abbiamo la possibilità di inserire la macchina all'interno di un dominio Active Directory, saltiamo questa possibilità e andiamo oltre. Le impostazioni geografiche sono corrette, procediamo. Anche qui comunque ci sono alcune, nonostante l'aggiornamento che abbiamo effettuato della procedura di installazione, alcune inconsistenze a livello di traduzione che a quanto pare non sono complete. Mi viene dato il riepilogo delle partizioni che vengono create, a quanto pare semplicemente una partizione necessaria fatta 32 per l'avvio e un'altra partizione radice intera senza alcuna altra premura o partizione secondaria. Effettuiamo l'installazione. Benvenuto in Ubuntu Mate, un desktop comunitario basato su Ubuntu che integra in maniera gradevole il desktop Mate.
Sì, a proposito della pronuncia, io devo ringraziare molti degli utenti che mi seguono perché qualche volta io compio qualche svarione, intanto proseguiamo con l'installazione, compio qualche svarione, mi correggono e questo mi consente per fortuna di evitare il perpetrare di pronunce errate nei miei video. Per quanto riguarda però la pronuncia del desktop Mate, sono sicuro perché ho verificato nella home page del progetto quanto segue. Mentre attendiamo l'installazione completa del sistema nella macchina virtuale, andiamo a vedere. Ed ecco dove ho visto la pronuncia corretta. A fondo pagina nella home page del progetto Mate, da dove deriva il nome? Il nome Mate, pronunciato Matei, deriva da yerba mate, una specie di agrifoglio originario delle regioni subtropicali del Sud America. Le sue foglie contengono caffeina e vengono impiegate per preparare infusioni ed una bevanda chiamata mate. Come se non bastasse, è proprio Martin Wimpress in un'intervista a spiegare le ragioni della pronuncia. Vediamola. Got to tell you this, Martin. I'm so thrilled to hear how you pronounce mate because that's how I've been saying it. And if Martin Winpress is saying it that way, then it's got to be right. I don't know if my pronunciation is quite correct. It's a Spanish word. Its origins are in South America. It's a caffeinated tea-like beverage, mate. You crush up the leaves and put it in a boiling pot, and you sort of sip it out of these sort of gourds. And I'm told it's pronounced mate like latte. I'm English and I've got something of an English accent, so I don't know if I get it quite right, but I have accidentally created the most unpronounceable distro on the planet. Yes, but that's Linux in general. There are so many names in Linux that are hard to pronounce. Nel frattempo prosegue l'installazione guidata che ci accompagna con la nuova interfaccia dell'ultima versione di Ubiquiti, il sistema di installazione di Ubuntu, di tutte le cose che possiamo fare con questo nuovo sistema. Il sistema è molto pulito, poi vedremo quali sono. Questo è il tema Yaru personalizzato in colore verde per i colori principali del desktop Mate. Organizza le foto con Shotwell, GIMP, vedremo se sono preinstallati. Non ricordo se l'ultima volta che ho provato una 2204 o la 2310 GIMP fosse incluso per impostazione predefinita nell'installazione completa di Ubuntu Mate. Celluloid è ancora il player video predefinito. Vediamo che l'installazione del sistema procede, però non esiste alcuna indicazione o barra di scorrimento che ci informi sul punto in cui siamo dell'installazione o quanto manchi. C'è anche la possibilità di mettere in pausa, ma questo è ovviamente si tratta semplicemente delle slide. LibreOffice è ancora integrato nell'installazione, se non ricordo male dovrebbe già disporre della versione 24.2. Nuovamente le indicazioni sulle premure di accessibilità ed infine in questa slide ovviamente la possibilità di unirsi a Discord o Matrix per supporto a discussioni, l'indicazione del social solo Twitter, strano non siano ancora passati a Mastodon. È strano soprattutto che ci sia ancora scritto Twitter. Questa piccola finestra immagino apra un terminale integrato per farci vedere a che punto siamo nell'installazione del sistema. Attendiamo fiduciosi. L'installazione non è proprio così rapida come ricordo purtroppo anche in edizioni passate, in versioni passate di Ubuntu, in qualunque edizione. Nei tempi che abbiamo impiegato finora, io avrei installato in un computer fisico Linux Mint e avrei già applicato gli aggiornamenti. Niente, questa installazione richiede veramente un bel po' di tempo. Non mi è stato chiesto se voglio installare anche gli aggiornamenti già disponibili dal momento del rilascio della ISO, ed è anche vero che sto sfruttando una connessione mobile, mi trovo in campagna ed ho una connessione 5G. Nonostante sia una zona rurale, ha prestazioni più che dignitose e superiori a quelle di una linea DSL, per cui
Attendiamo ancora fiduciosi. Configurazione del sistema. Siamo ad una svolta. Installazione avviata alle 16:58, sono le 17:14, io ce l'abbiamo fatta. Ubuntu Mate 24.04 installata e pronta per l'uso. Riavviamo la macchina. Si riavvia il sistema, vedremo se c'è, mi pare di sì, il supporto già integrato per VirtualBox che dovrebbe ridimensionare automaticamente. No. Forse dopo il login? Nemmeno. Darius Home. Mi attenderei la famosa schermata di benvenuto. Nulla. Questa è una novità perché io ero abituato ad essere accolto da una gradevole schermata di benvenuto. Verifichiamo se ancora è disponibile nel sistema. Ed è tutto in inglese. Questa non è una buona cosa. Questa non è affatto una buona cosa. Welcome? No. Nessuna schermata di benvenuto. Ed è ancora tutto in inglese non tradotto. Questo non va assolutamente bene. Verifichiamo le preferenze. Firewall, language support. Per menu e finestre, non mi sembra proprio, ancora tutto in inglese. No. Proviamo a riavviare la sessione come richiesto. Facciamo un riavvio. Home di Dario. Quindi non ha preso alla prima le impostazioni della lingua, abbiamo dovuto installare il supporto per il tutto il sistema della lingua, ma adesso abbiamo il menu completamente tradotto. La prima cosa che dovremmo fare è evidentemente inserire l'immagine delle guest additions per poter ridimensionare lo schermo. Nel frattempo cerchiamo anche conferma dei tempi richiesti per l'installazione. Abbiamo scaricato quasi 1 GB di dati, avevo avviato la sessione del computer per registrare il video, quindi comunque sono stati scaricati quasi 1 GB di dati. Chiudiamo, come sempre, espelliamo il disco e riavviamo il sistema. Ok, finalmente abbiamo il desktop a ricoprire l'intero schermo full HD ed eccoci nel desktop di Ubuntu Mate 24.04. La disposizione riporta sempre come nello stile GNOME 2 il menu in alto a sinistra. Abbiamo l'installazione di Firefox che è in formato Snap. Da questa versione non ha richiesto così particolarmente tanto tempo. Abbiamo conferma della versione di Firefox in formato Snap. 002 125. Non è quindi aggiornato. Come in maniera consueta, qua abbiamo la rappresentazione dei desktop supplementari, le impostazioni per
Per la chiusura del sistema, informazioni di sistema, aiuto, segnale errore, le impostazioni con il classico centro di controllo in stile Mate, sempre molto pulito, ben organizzato. Le icone per l'accessibilità, direttamente è attivata una piccola applet per attivare il contrasto elevato, tastiera su schermo, il lettore di schermo e lo zoom, e poi l'applet con l'audio, le connessioni di rete, impostazioni di alimentazione e quelle dell'audio. Mi sembra che non cambia nulla. È sempre la solita pulizia del desktop. Una delle cose che ho sempre apprezzato particolarmente è sicuramente Mate Tweak. Non ricordo dove si trovi, ed ovviamente è l'utilità che ci consente di passare ad una metafora desktop. Da familiare, che è quella tipica dell'impostazione Mate in stile GNOME 2, a quella Cupertino in stile Mac, per cui abbiamo Plank, abilita Dock, attiva HUD in stile Cupertino, il mitico File Manager Caja. Anche su questo non ho dubbio, perché è cassaforte in spagnolo, e quindi in pieno stile sudamericano, come la pronuncia di Mate, Caja è il file manager. Ritorniamo a Mate Tweak, riusciamo a dare addirittura un aspetto in stile Ubuntu, Mutiny, che fa scimmiotta Unity, oppure ancora Pantheon. Questa è una cosa che non ricordavo, però il menu resta in alto a sinistra. L'impostazione del desktop tipico di Elementary OS Redmond in stile Windows XP, con il menu in basso a sinistra, e quella traditional con le finestre aperte con un richiamo nella parte bassa del pannello e il menu applicazioni, risorse e sistema sulla parte alta. Torniamo alla versione familiar. Chiudiamo le impostazioni. Sfogliamo un po' il menu. Accesso universale, abbiamo visto, abbiamo lo zoom, la tastiera su schermo e il lettore su schermo Orca. Tra gli accessori, il backup, che mi sembra déjà dupe. E qui abbiamo la prima finestra che richiama le nuove impostazioni GTK, in cui Mate si sforza di adattarsi. Privo di tutti i pulsanti, ecco, questa non è un bug, questa è una caratteristica voluta dal team GNOME, è una cosa pazzesca. Chiudiamo backup. Accessori, calcolatrice, vediamo che aspetto ha. Mate Calc, ancora un aspetto consistente con le novità apportate dalla nuova evoluzione delle librerie GTK4. Proseguiamo l'esplorazione, le mappe, Open Maps, archivi Ngrampa, meteo, orologi, Plank, Pluma come editor di testo, Redshift, l'immancabile Redshift per l'attenuazione della luce blu nelle ore serali, tabella caratteri, le guide, amministrazione, aggiornamenti software. Dovremmo già averli effettuati tutti, perché abbiamo scaricato 1 giga di dati in fase di installazione. Eppure abbiamo ancora 41 mega, ma questo è abbastanza comprensibile. Installa ora. Nel frattempo proseguiamo con l'esplorazione del menu. L'App Center. Non c'è più Software Boutique. Ci torniamo fra poco. Audio video, avevamo visto in fase di installazione Celluloid per la riproduzione di video, Rhythm Box, sempre. Quindi anche questa del progetto GNOME, Webcamoid per la gestione della webcam. La trovo abbastanza inutile. Simple Scan, Shotwell e il visualizzatore di immagini Eye of Mate. Nel frattempo gli aggiornamenti si scaricano. Scaricamento di SnapD, eppure dovevano essere 41 mega la connessione, va bene.
Transmission è ancora il client torrent predefinito, le preferenze le abbiamo viste. La prima cosa da fare, sicuramente dopo aver applicato gli aggiornamenti, è quella di configurare il firewall e di attivare almeno il profilo domestico. Per motivi di sicurezza, qualcuno dice che quando si passa attraverso un router non sia così indispensabile attivare il firewall, ma è una procedura che io consiglio sempre ed è la prima cosa che faccio in ogni installazione di Linux. Ovviamente poi creo sempre le regole per il mio torrent, anche a Mule. Confesso di adoperare ancora a Mule anche. Chiudiamo le impostazioni del firewall. Strumenti di sistema, Baobab, analizzatore di utilizzo del disco, firmware updater. Monitor di sistema, montaggio, immagini, disco, statistiche energetiche, il suo terminale, registro. Sufficio abbiamo il dizionario di Mate, LibreOffice nella versione 24.2. Vediamo quali sono i temi integrati. Chiaro, scuro, Yaru, Mate. Beh, niente male, sono già tutti integrati, no, questo non è possibile. Tutti i temi Yaru in tutti i colori, Elementary e Colibre. Chiudo LibreOffice, non è male questo. Segnaliamo il problema, qualunque esso sia, non ci viene data alcuna informazione, dovremmo entrare sui registri. Piuttosto caotica la disposizione dei log di sistema. Completa, però piuttosto caotica. Diamo un'occhiata all'impiego di risorse. Monitor di sistema. Siamo all'interno di una macchina virtuale. In ogni caso, vediamo che non si comporta male. Con 1 GB e 1 compresa cache. È stata creata comunque uno swap di 4 giga, anche se la memoria che abbiamo allocato è di 8 gigabyte, evidentemente una parte è riservata alla gestione del video. I 4 core hanno un impegno minimo. È già disponibile HTOP, Ctrl-Alt-T. HTOP ci dice comunque che stiamo adoperando circa 820 MB di memoria RAM. Se apriamo Kaka, dovremmo trovare le indicazioni sul fatto che siamo alla versione 1.26.3. Beh, l'impegno di RAM è quello che ci aspettiamo, insomma, devo rilevare che siamo comunque in una macchina virtuale. Mi sembra che dal momento che forse sta restando un po' indietro, o forse dal momento che i pacchetti snap, il meccanismo di snapd è abbastanza impegnativo per le risorse, il risultato finale è un impegno di RAM superiore a quella che oggi abbiamo in Linux Mint 21.3 con Cinnamon 6.0.2, che è al di sotto dei 700 MB. Chiudiamo NeoFetch. Abbiamo un riepilogo delle caratteristiche, abbiamo ancora il tema bianco, kernel 6.8, bash 5.2.21, 10 pacchetti snap installati, 2077 deb con dpkg. Desktop ci dice 1.26.1, Windows Manager sempre Metacity. I temi abbiamo già visto che sono quelli versione personalizzata per GTK 2 e 3, temi Yaru con il colore verde tipico di Mate. Effettuiamo quindi una verifica degli snap installati. Bare Core Firefox, il firmware updater, le caratteristiche di GNOME, i temi Common, Snap Store, Snapd e Snap Desktop Integration. Diamo un'occhiata al software center. Io ricordo che non esiste più software boutique, questa è una gravissima perdita. Questa è una grandissima perdita. Ovviamente abbiamo dirottato
completamente verso il sistema di gestione dello store di Ubuntu e abbiamo perso una delle cose per cui apprezzavo di più Ubuntu Mate ed era la selezione di app che con il software boutique veniva fatta con tanto di descrizioni, senza togliere nulla al nuovo store in stile Ubuntu, però mi mancherà. Anche Zorin OS contribuisce. Albano Battistella. Albano sei ovunque. Facciamo una ricerca. Cerchiamo il mio editor video KDN Live. Ovviamente solo pacchetto Snap. KDN Live 23.08.4 e anche la 08.5 Latest Candidate. Quindi Snap integra comunque anche le versioni non ancora stabili. Non so se è una cosa che gradisco, forse sì. Cerchiamo GIMP. Anche per questo abbiamo l'ultima stabile che è la 2.10.38, che corrisponde alla candidate. Esploriamo un po'. Feature Snap. Discover more. Jumpstart your desktop. Ubuntu desktop, LibreOffice, Thunderbird, quindi comunque le applicazioni indispensabili, non vedo come possa esserlo CIS o il, si può dire, pessimo GNOME Calendar. Ti fa credere che puoi sincronizzarlo con tutto, ma la sincronizzazione non funziona. Non mi pare che Mahjong, Minds e Sudoku siano tra le applicazioni più rilevanti per avviare il desktop. Scopriamo quali sono gli snap suggeriti. MicroKey, Kubernetes, Kiosk, Touchscreen, Alloy, l'applicazione IRC scritta in Rust, Visual Studio Code, KTouch, Transition DJ, la calcolatrice, Plex, Insomniac, Marble. Tutto per la tua notte di gioco, Steam, rilasciata in formato Snap. Minecraft. Perché Minecraft? Ecco le categorie. Dobbiamo scorrere un bel po'. Arte e disegno, libri di riferimento, dispositivi IoT, istruzione, intrattenimento in primo piano, giochi, musica, audio, notizie meteo, personalizzazione, foto e video, produttività, scienza, sicurezza, server e cloud, social, utilità, produttività. Chromium, Brave, Weekend, Firefox, Mailspring, HolyOffice, Opera, browser, vediamo più che altro. Ocular per la visione di documenti e Vince. L'App Center di Ubuntu non mi piace affatto. Ubuntu non mi mancherà e sono anche piuttosto deluso, ma con aspettative limitate arrivavo a questa prova di Ubuntu Mate 24.04 perché il progetto legato al desktop è stato fermo per circa un paio d'anni. Mi sembra che le ultime novità in una versione 1.28 siano state rilasciate in febbraio, per cui evidentemente non c'è stato tempo di integrare le novità nell'ultima versione di Ubuntu Mate. Resto deluso dalla scomparsa dell'applicazione software boutique che consentiva di integrare molte delle applicazioni di uso più comune in maniera davvero gradevole. Finora in passato era stato fatto in questo modo, suddivise in categorie. In questo momento l'applicazione lascia spazio completamente all'App Store di Ubuntu con tutti i suoi pregi, le sue novità, i suoi difetti e l'integrazione esclusiva di formati Snap. Il desktop Mate si conferma comunque mediamente leggero, quindi adeguato anche a computer non recenti o performanti, anche se nella versione, nella declinazione utilizzata per
nel gusto ufficiale Mate di Ubuntu si perdono un po' queste caratteristiche di snellezza e leggerezza a causa dell'integrazione del meccanismo SnapD, che ho comunque potuto provare per un tempo limitato, ma che potrebbero nel corso della giornata, con i ripetuti tentativi di aggiornamento e verifica degli aggiornamenti disponibili, potrebbero creare qualche problema. Ti ringrazio per aver seguito con me questa installazione e prova estemporanea di Ubuntu Mate 24.04 e ti rimando alla prossima. Ciao!